gloria al nome del Signore. Pace nel Signore a tutti voi, a tutti voi che conoscete il Signore, che avete fatto un patto con Lui, ma anche a tutti voi che ancora non avete una certezza per poter fare questo patto con il Signore, anche se un giorno tutti quanti molto presto usciremo nella Sua presenza e ognuno di noi darà conto per come l'ha condotto la propria vita. Volevo fare un breve video riguardo alla evangelizzazione della giornata di ieri, che il Signore ci ha condotti insieme a un caro fratello qua nella zona di Pesaro. Di ieri siamo stati nella città di Fano per poter predicare l'Evangelo di Cristo, quell'Evangelo che dà la speranza di vita eterna, come ha dato anche a noi alla nostra volta, nell'una festa diabolica, una festa che si chiama la festa delle Carnevale. E io ho sentito nel cuore a fare questo sia domanda ma anche un appello riguardo a tutti noi, per prima, che ci professiamo cristiani evangelici, sia pentecostali, sia battisti, avventisti, a qualsiasi appartenenza, che siano compresi nel termine evangelisti, ma anche a tutti coloro che ancora dicono di credere nel Signore, ma che non conoscono ancora il Signore in cui dicono di credere. E volevo cominciare. Nell'anno scorso siamo andati a predicare l'Evangelo del nostro Signore, la speranza della vita eterna, nella città di Rimini, nella festa delle rose. Allora, voglio specificare, carissimi, che nella festa nella notte rosa, c'era una partecipazione nella costa e nella riviera adriatica qua a Rimini. Erano quasi 2 milioni di persone. E io adesso non posso sapere quanti centinaia oppure migliaia di evangelisti c'erano, però il Signore, per la nostra grazia, per far comprendere la gravità della situazione, ci ha fatti incontrare alcuni in questa festa diabolica, perché ormai sta prendendo una piega come una festa pagana degli omosessuali. E allora, in questa festa diabolica, noi abbiamo incontrato degli evangelici che andavano a passeggiare e andavano addirittura a entrare nell'area a pagamento di questa festa, dove c'erano le musiche altamente pericolose per gli uomini spirituali, per gli uomini nati di nuovo. Allora, passato questo, volevo ricordare un'altra festa altamente diabolica, satanica, che è la festa dell'Halloween, che si svolge verso il fine anno. Noi ancora con i fratelli siamo andati a predicare l'Evangelo e siamo stati due o tre persone in confronto a migliaia, a centinaia di migliaia di anime, in cui in queste anime tanti evangelisti erano in mezzo a loro, e alcuni di loro noi li abbiamo incontrati di persona. Ci hanno incoraggiati per quello che noi facevamo, però loro partecipavano a una festa altamente diabolica, satanica, anche se per fare una semplice passeggiata. Allora voglio tornare nella festa di ieri, che il Signore ci ha dato la grazia, che era una festa a pagamento, ma il Signore ha preparato in modo meraviglioso affinché in piena festa noi potevassimo entrare senza anche pagare, a poter predicare l'Evangelo, a poter combattere contro forze delle tenebre. E allora volevo, cari fratelli, nell'amore del Signore e nella guida dello Spirito Santo, ponere una domanda. Eppure attendo anche le risposte da parte vostra. E la domanda è questa: cosa ci fa un cristiano evangelico nato di nuovo in una festa altamente diabolica, satanica? E faccio concludere con un appunto di domanda:
Aspetto le vostre risposte. Che il Signore benedica il suo popolo che ha scelto, ha eletto per poter seguirlo. E il Signore benedica tutti coloro che stanno cercando con insistenza di conoscere il Signore. E sono convinto che il Signore aprirà una via dove sembra che non ci sia. A Dio sia tutta la lode, l'onore e la gloria. Ripeto un'altra volta la domanda: cosa ci fa un cristiano evangelico, pentecostale e evangelico sempre, non pentecostale, partecipare in una festa altamente diabolica, satanica? Questa era la domanda che volevo porre pubblicamente per tutti coloro che vogliono dare una risposta. Sarò molto gioioso anche a commentare con voi. Che Dio vi benedica. Pace nel Signore.